Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere tra le righe. Se pensate che sia un po' storta la macchina, in realtà non è la macchina, è la prospettiva che fa sembrare il video un po' storto, ma vi giuro che è dritta. In questo terzo appuntamento della Christmas Week ho deciso di farvi un unboxing, più precisamente l'ordine di cose Corner Candles che ho fatto qualche tempo fa e che è finalmente arrivato. Tra l'altro capita a proposito perché nel primo video di questa serie, quello sulla guida dei galli per lettori, gli avevo parlato delle candele di Cozy Corner Candles, ti avevo detto che avevo fatto un ordine ma non era ancora arrivato e quindi ne approfitto e vi faccio vedere le candele nuove. Come vedete l'ordine è composto da due pacchettini, in realtà qui c'è quello che ho ordinato, questa dovrebbe essere la candela omaggio perché quando ho fatto l'ordine c'era una promozione, praticamente spendendo un tot davano una candela in regalo dalla collezione dedicata al Trono di Ghiaccio, quindi credo che qui dentro ci sia quella candela. Direi di partire dal pacco grosso e poi passiamo a quello piccolino che dovrebbe contenere, come vi dicevo prima, la candela omaggio. Allora, direi che salterò, taglierò in serie di editing tutte le parti in cui taglio il blue wall perché sono confezionate come se fossero di cristallo. Quindi ci sono tipo tre giri di blue wall, ci metterei una vita e questo video verrebbe lunghissimo. La prima candela che è venuta fuori è Breathtaking Night Court, che è ovviamente dedicata a... magari si vede qualcosa, è dedicato ovviamente alla serie di Aquatar, questa profuma di lavanda, legno di cedro e vaniglia. Ah, tra l'altro ho dimenticato di dire che questo ordine arriva con somma gioia di mia sorella che vorrebbe uccidermi quando compro le candele perché a me piacciono anche i profumi molto dolci che mia sorella odia, il problema è che siamo nella stessa stanza quindi qualcosa arriva, quindi lei vorrebbe buttarmi giù dalla finestra quando faccio questi ordini. Allora, questo è il colore della candela, è blu, quindi vediamo, questa è la parte imbarazzante in cui io cerco di descrivervi i profumi. Allora, qui sento, questo penso, quello che sento tanto penso sia il legno di cedro misto alla lavanda. Non tanto la vaniglia, però questo vuol dire che non è particolarmente vaniglioso per chi di voi non ama i profumi troppo vanigliosi, appunto. Non esiste questo termine, ma facciamo finta di niente. Ah, tra l'altro, quando ho fatto gli ordini l'altra volta, non c'erano attorno i nastrini, stavolta sì, li ho visti in un sacco di unboxing e finalmente li ho anch'io, quindi... Oh mamma, scusate, io continuo a sniffare. Questa è assolutamente promossa. La seconda candela è... quanto più riguarda scoppiare ragazzi nei momenti liberi, è anche questa dedicata a Court of Thorns and Roses ed è Dreamy Reason. Tra l'altro queste candele sono in sintonia con le mie lezioni ultimamente perché ho appena finito la trilogia di Aquatar, mi manca solo la novella. Allora questa ovviamente è dedicata a Reason e sa di limone e jasmine. Non un profumo molto maschile, se posso dire, se lo dobbiamo abbinare a un maschio, però insomma, a me piace. Questo è Umama. Questo penso sia viola, non so quanto renda il video. Umama. Si sente un sacco la jasmine. Jasmine, come si dice in italiano? Viene il termine in questo momento. Comunque, è buonissimo anche questo, molto molto fresco. Non molto invernale perché probabilmente profumi più caldi e avvolgenti sarebbero più in sintonia con l'inverno, ma fa niente, io non sono stagionale dal punto di vista dei profumi quantomeno per le candele. Numero 3 è questa ragazzi, probabilmente questo video non sarà una cosa brevissima perché ho preso un botto di candele. Allora, questo, allora è venuto via il nastrino, lo rimetto dopo. Questo è Familial Lullibrack, che è ovviamente dedicata a Lullibrack, quindi a... alla serie di Outlander. Tra l'altro non mi ricordo, forse questa era una forse era un'edizione limitata. Questo sa di agarwood, legno di agar, zafferano, ambra e raspberry. Sì, io non mi ricordo mai quale bacca sia, se sia il mirtillo o la mora o il lampone. E questo è, come lo descrivo questo, diciamo che è una sorta di color mattone forse, veramente l'abilità di descrizione oltre ogni limite, ma tutte le sfumature particolari le ho beccate io. Sentiamo, allora, questa è proprio da mettersi davanti al camino ragazzi, questa è molto avvolgente, più calda rispetto agli altri come profumazione, ma
io sono invisibilio, a parte che a tipo la sesta candela mi sarà andato in tilt il naso, però fa niente, io li annuso lo stesso. Comunque sì, anche questa è molto buona. Tra l'altro, non avevo mai preso una candela di Outlander, neanche nei miei ordini precedenti. Tra l'altro, anche questo, molto in sintonia, perché ho appena finito la mia rilettura della straniera. Io ho perso il conto delle candele, ragazzi, comunque la prossima è Hidden Mariko di Flame in the Mist, la duologia di Flame in the Mist di René Adia. Questo sa di Mei Chang, che sarà una pianta, un fiore, e fiori di arancio. Questa è fatta così, altro questa ha un colore molto molto bello fuori. Oh, che bello, questo è bellissimo, è un colore turchese, io amo il blu, tutte le sfumature del blu, quindi è veramente la candela per me. E mamma, qua si sentono tantissimo fiori di arancio, sì, quindi ha un profumo molto agrumato. Mamma mia, mi piace un sacco. Sarà l'imbarazzo capire quale usare prima, ragazzi. Mamma, questa è una delle mie preferite finora di quelle che ho tirato fuori. Molto agrumato, molto fresco, mi piace un sacco. La prossima è ispirata a una lettura che ho fatto quest'estate, tra l'altro non credo di averlo mai detto. Io mi sono imposta come limite di non prendere, ma questo anche prima, candele ispirate a libri che non ho letto o a personaggi che non ho ancora incontrato all'interno delle serie. Mi aiuta a pormi un attimino dei limiti quando prendo le candele. Questo è Artless Lyra, o Lyra, penso sia Lyra in inglese, ed è la protagonista di To Kill a Kingdom di Alexandra Cristo, di cui ho già parlato. Questa è invece rosa, molto rosa, molto shocking, e questa sa di Water Lily, miele, rum e lime. Questa mi interessava perché non ho idea come si sposi il rum con il miele e il lime, quindi adesso sentiamo. Questo è comunque molto dolce, però c'è una nota in fondo che immagino sia il rum, che mitiga un pochino. Non so quanto voi state capendo dalle mie descrizioni effettivamente, ma io, ragazzi, ci provo lo stesso. E di quelle che ho preso, a parte ovviamente il personaggio, questa era quella su cui ho tentennato un pochino, perché non ero sicura che mi piacesse, ma poi ci ho voluto provare lo stesso, ho detto sì, facciamo questo esperimento. E devo dire, esperimento riuscito. Io in realtà non so se Cozy Corner Candles sia capace di fare un profumo che a me non piaccia, perché ne ho provate diverse e mi sono piaciute tutte, però noi non diamo le cose per scontato, che tanto sono qui che sniffo come se fossi un cane. Però insomma, anche questa alla fine ero un po' tentennante, ma esperimento riuscito. Ultima candela prima di quella in omaggio è Untamed Eileen, che è ovviamente ispirato a Throne of Glass, quindi comunque avevo preso una candela di Throne of Glass. Questa era molto interessante perché sa di ambra, che mi piace tantissimo, e pepe nero, ed ero molto curiosa di sapere come si sarebbero sposati i due. Il colore della candela è un arancione piuttosto tenue, cioè non è un arancione shocking, e io amo troppo questi nastri intorno. E vabbè, ovviamente si sente soprattutto l'ambra ha un profumo molto forte, però c'è quel qualcosa che dà, mi viene da dire pizzicorino, però pizzicorino è più da senso del gusto, però penso che renda l'idea. Comunque mi piace, e credo che comunque attenui un pochino l'ambra, che vabbè, a me l'ambra piace, quindi non avrei avuto problemi. Comunque questa era l'ultima del mio ordine. Adesso passiamo alla candela in omaggio. Allora, arriviamo alla candela in omaggio. Tra l'altro dentro c'era un piccolo bigliettino da parte di Clarissa, la proprietaria del negozio, molto gentile, grazie Clarissa. E io ero sicura mi sarebbe capitato un personaggio che non avevo mai visto nei libri, stando ovviamente quello che ho detto prima, e invece no! La candela in omaggio è Loyal Fleetfoot. Fleetfoot è il cane di Selina, che è comparso già nei primi libri, quindi ci siamo. Questo deve essere molto dolce. Questo è caramello, fette di arancia, è soft fur, penso che fur sia la pelliccia, veramente, quindi io, cioè, penso. Infatti, cioè, non so se lo vedete, il disegno dietro rappresenta la pelliccia effettivamente. Dentro è una sorta di beigeolino con una puntina di giallo, più tendente al beige, e adesso sentiamo. Wow,
qua si sente tantissimo il caramello, come si poteva immaginare. Mia sorella non entrerà in camera per 3 giorni dopo che l'avrò accesa. È buonissima. No, questa è buonissima, che questa è una delle mie preferite. Quindi ordine ben riuscito, tutte buonissime. Le mie preferite sono sicuramente Loyal, Fleetfoot e Eden Mariko. Quindi questa è dedicata a Son of Glass, quindi tra l'altro quella che mi è arrivata in regalo, e quella dedicata a Flaming Mist. Bene ragazzi, anche questo video è finito, l'unboxing è durato un sacco, è andato un po' a braccio come avete sicuramente visto, ma non è che si possano preparare gli unboxing. Come vedete ho preso un sacco di candele, ho fatto un bel rifornimento, quindi adesso direi che posso stare calma per un pochino. Ancora una volta io vi ringrazio di essere stati con me, fatemi sapere se qualcuno di voi ha preso qualcuna di queste candele o se avete fatto un ordine in questo periodo. Sicuramente, visto che è un po' per le promozioni, un po' perché era il periodo di Natale, tante persone hanno fatto degli ordini su Cozy Corner Candles, e direi un buon motivo, perché io adoro le sue candele e credo che come candele a tema libri comprate io e non arrivate attraverso le box, però avete preso solo le sue. E quindi nulla ragazzi, io vi lascio andare anche per oggi, vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao.